Buongiorno a tutti, oggi siamo nell'Istituto Cipriani, siamo oggi a fare un corso di pizzaiolo polesano. Spiegheremo la differenza tra un impasto diretto e un impasto indiretto, i nostri tipi di impasti che diamo nelle nostre pizzerie. Io sono Gabriel Tessarin, titolare di gruppo Tessarin, quindi Tabla, Pizza Smile e Brasserie. Con i ragazzi di quarta B Eno Riusciremo oggi a fare delle palline, delle pizze polesane e poi anche a mangiarle, speriamo. Giusto, ragazzi? Avete visto che l'impasto, molto semplicemente, non ci sono grandi trucchi. Cos'è? Farina, acqua, lievito, olio, sale. Io non ho mai messo altro nei miei impasti, nel senso che l'importante è capire quale farina usiamo e da lì in poi capire la tecnica per valorizzarla al meglio. A ognuno poi può piacere un impasto più idratato, meno idratato, o più con una farina tipo 0, una farina tipo 1 o anche una tipo 2, un integrale, quindi insomma poi va al gusto personale, ma sapere usare le varie farine è il vostro lavoro, nel senso in base al prodotto finale che volete portare in tavola. Avete a che fare poi anche con diversi tipi di cottura e quindi l'impasto dovrà essere tarato per se avete un forno elettrico, se avete un forno a gas, se avete i forni a legna, perché ogni forno asciuga la pizza o comunque cuoce in maniera differente. Adesso Dario tira fuori l'impasto e con i ragazzi pizzaioli polesani che hanno già avuto il certificato vi faranno vedere come si fanno le palline e poi come si fa a stendere una pizza. Prego. Che lei si... Dovremmo lasciarla qui, magari con un panno umido lo lasciamo. Lasceremo 5 minuti qui, vedete comunque che è già un impasto abbastanza malleabile. Devo lasciare 5 minuti in modo che lei si distenda e poi sia più facile all'uso. Avremo fatto palline da 250 grammi, che ci consente di avere un bordo più alto e una stesura un po' più alla napoletana, chiamiamola così. Qui invece andiamo a fare palline da 200 grammi, vogliamo una pizza da 32 cm, 33, ben stesa e croccante. Per fare le palline noi andiamo, per aiutarci, a fare un filone, così da adattare un po' la misura. Vediamo. Andiamo a fare i pezzi che secondo me saranno circa 200 grammi. Dai, più o meno. 191, quindi vado a prendere un altro pezzettino. 199. Quindi la formo già un po' fatta a pallina. Scusami. Vado a inserire e a portare dentro l'aria con un dito, con il dito pollice, e spingo col palmo in modo da buttare fuori l'aria, cioè deve rimanere tutto impasto e diventare abbastanza consistente. Si vede perché diventa anche bella liscia. Facile, no? Vedete? Adesso provate voi col metodo che vi ho fatto vedere, quindi dovete far girare e allo stesso tempo spingere con il polso. Questo ovviamente è un metodo manuale, poi noi che facciamo 1000 palline al giorno abbiamo un macchinario che le fa, fortunatamente, perché cominciava a fare un po' male qui. Ragazzi, allora dai, prendetevi un po' di, fate dei filoni di impasto e provate a fare le palline come vi ho fatto vedere. Cose che facciamo, questo è il nostro impasto polesanissimo, fatto con farine tipo 1 raccolte qui intorno nel Polesine. Ecco, insieme a Mulino Padano abbiamo
selezionato dei grani raccolti su 50 km nella provincia di Rovigo. Se vedete è molto puntinato, perché appunto è comunque un colore un po' diverso, un po' più giallognolo rispetto al bianco dell'altro impasto, perché appunto usando una farina tipo 1 che ha più materiale, più crusca, più comunque cereali, riesce a dare un aspetto e un gusto, un sapore anche più intenso al nostro impasto. Qui andiamo a fare un impasto indiretto tramite il metodo della biga, quindi un impasto 48 ore prima, poi messo nella meditation room a riposare, rigenerato il giorno dopo con della farina tipo 1, esce il nostro impasto polesanissimo, che è un marchio registrato e con cui stiamo facendo un gran lavoro in tutta la provincia di Rovigo, ma anche direi adesso in quella di Venezia. La differenza tra un impasto diretto e un impasto indiretto è appunto la doppia fase di lavorazione. Un impasto diretto viene fatto al momento, praticamente in un'unica lavorazione, farina, acqua, lievito, olio e sale vengono unite per poi andare al minimo al giorno dopo a lavorarlo. Invece un impasto indiretto viene fatto 48 ore prima, un preimpasto che si chiama biga, è quella che usiamo anche per fare la ciabatta polesana per esempio, di acqua, farina e lievito e basta, lasci maturare 24 ore, andiamo a rigenerarlo il giorno dopo con altra farina, altra acqua e olio e sale. Praticamente questo preimpasto funge da lievito per far maturare e lievitare il nostro secondo impasto, che andrà quindi a avere minimo una durata di 48 ore. Ecco, queste palline qui andrebbero adesso, ragazzi, in frigo almeno fino a domani, 24 ore, e domani andrebbero tirate fuori 3-4 ore prima del normale utilizzo, lasciate arrivare a temperatura dell'ambiente, 24 gradi, e usate per fare le pizze. Non si possono mangiare stasera, almeno non con questa farina, perché devono ancora lievitare e soprattutto maturare. Poi succede che mangiate quelle pizze che vi restano sullo stomaco e non dormite. Voi potete mangiarle anche perché dormite lo stesso, ma noi un po' più vecchi, se mangiamo una pizza non lievitata bene e non maturata, ci resta sullo stomaco e facciamo fatica a digerirla. E quindi questo è importantissimo, sempre dare il tempo all'impasto per fare la sua maturazione e la sua lievitazione. Allora vado a spingere l'aria verso fuori, poi vado a girare, vedete, con una mano cerco di tenere sempre un po' il bordo, vado a girare in questo modo. Questo è un impasto molto idratato, è difficile da tirare, si rompe, e poi questo ha già 48 ore, no? Vedete, comincia già a diventare fino. Questa è la nostra pizza. Qui in questa fase bisogna cercare di spingere l'aria verso i bordi, appunto per poi farla rimanere qua, per farla gonfiare sempre di più. Una volta che voi andate a metterla in forno, vedete che si gonfierà. In questo caso si sta usando con un po' di forza di gravità, andando a far andare giù la pallina in modo da stendere meglio la pizza. Un cucchiaio di pomodoro. Devo avere un cerchio nella mano, nel senso come giotto, e cominciare a partire dal centro con 3-4 giri. Un inverso e vado a mettere il mio pomodoro. Devo anche spostare un po' il cucchiaio in questa, vedete che faccio una sorta di manovra, così sembra facile anche qui, un po' di manualità. Questa è la prima cosa che imparerete quando andate a lavorare in una pizzeria, mettere il pomodoro. Faccio vedere un'altra, parto dal centro, 1, 2, 3, e vado al bordo. Ok, provate.
come sapete, di pomodori ne abbiamo tante varietà in Italia. Quello che usiamo noi per dire è un San Marzano biologico. Il San Marzano, secondo noi, pelato, viene passato nel tritaverdure e viene usato con sale e olio. Il San Marzano dà un rapporto tra acidità e dolcezza che per noi fa esaltare il gusto della mozzarella e dell'impasto per una pizza speciale. Quindi ricordatevi San Marzano per fare la pizza. Esattissimo per pizza in teglia oppure in paga. In alcuni dei nostri brand, soprattutto al Tablao, usiamo la pizza in paga fatta con questa farina tipo 1, sempre col metodo indiretto, quindi facciamo una biga. Il giorno dopo andiamo a rigenerare con farina tipo 1 l'80% di acqua, quindi un impasto quasi molto molle, difficilissimo da stendere, e solo i migliori pizzaioli lo sanno fare, tipo mio fratello e altri alcuni che lavorano nel gruppo Tessarin. Per cui poi andiamo a fare una precottura di queste basi e queste sono pronte per rigenerare col pomodoro, con i prodotti, oppure bianche solo con mozzarella, oppure la crema asparagi. Sono basi pronte da mettere in forno, rigenerare e poi portare fuori ai clienti in varie versioni, tagliate a pezzettini, intere, tagliate a metà, con due gusti. E noi andiamo ad assegnarle in ogni brand a prodotti diversi. Adesso, per dire, al Tablao lavoriamo molto con i prodotti di stagione. Adesso è appena uscita la pizza che aveva crema asparagi, la crema di tuorlo, il bacon fatto croccante. Diventava una pizza molto colorata e molto gustosa. Oggi andremo a fare due pizze margherite e poi potremo finalmente mangiare un pezzo di pizza, giusto? Ci sta? Certo. Bene. Adesso andiamo a fare una precottura con il pomodoro, 4 minuti col forno a 250-260 gradi. Questo serve un po' per stabilizzare il pomodoro, poi tireremo fuori e andremo a fare la farcitura finale con la mozzarella. Ecco che con la cottura siamo andati ad ottenere un prodotto cotto bene sia sotto che nei bordi e altamente croccante, come si sente, ed è, direi, a mio modo di dire, perfetto. Quindi un impasto polesanissimo fatto in teglia, alta idratazione, 80%, farine tipo 1 polesane e un prodotto di alto livello, pizza in teglia alla romana.